Oggi ti parlerò della semeiotica e dell'anatomia palpatoria di utero e ovaie. Imparerai a trovare e valutare, attraverso i giusti punti di repere, la loro forma, il loro volume, i loro mezzi di fissità, i vasi e i nervi che li circondano, i rapporti che intercorrono con gli altri organi e con le strutture muscoloscheletriche. Grazie a queste informazioni avrai sempre una marcia in più rispetto agli altri e potrai fidarti delle tue mani durante la visita clinica della paziente affetta da disturbi del sistema riproduttivo femminile. L'utero è un organo cavo con pareti muscolari, ha la forma di un cono appiattito, la cui base guarda in alto e il cui apice tronco guarda in basso. Alquanto al di sotto della sua metà presenta un restringimento che permette di dividerlo in due parti. Una parte in alto, triangolare e rigonfia, detta corpo dell'utero, e una parte più in basso, più stretta e di forma cilindrica, detta collo dell'utero. L'istmo è quella porzione che separa il corpo dal collo dell'utero. Il suo diametro verticale è di circa 7 cm, il suo diametro trasverso di circa 4 cm. Ovviamente queste misure variano a seconda che la donna sia nullipara o pluripara, ricordando che lo sviluppo dell'organo termina alla fine della pubertà e che si atrofizza dopo la menopausa. Considerato durante le mestruazioni, l'utero aumenta il suo volume, special modo quello trasverso e quello anteroposteriore. Stessa cosa avviene ovviamente durante la gravidanza, durante il quale l'utero vede aumentate le sue dimensioni, tanto che dal terzo mese occuperà non solo la pelvi, ma anche l'addome. Questa situazione può presentarsi anche in stati patologici come nella presenza di fibromiomi. L'utero è un organo molto mobile all'interno della cavità pelvica e per questo possiamo trovarlo in diverse posizioni. Parleremo quindi di antiversione quando lo troveremo inclinato in avanti, retroversione quando lo troveremo inclinato in indietro. Parleremo poi di lateroversione destra e lateroversione sinistra. Quando inclinato da un lato o dall'altro, parleremo di levotorsione e destrotorsione quando esso è ruotato a destra o a sinistra. Parleremo invece di posizione paramediana destra e paramediana sinistra quando l'utero è tutto traslato da un lato o dall'altro. Se si prendono poi in considerazione i rapporti fra il corpo e il collo dell'utero, parleremo di antiflessione, retroflessione, lateroflessione destra e lateroflessione sinistra. La posizione fisiologica tendenzialmente è di un utero leggermente antiflesso e leggermente antiverso. Per trovare e valutare l'utero esternamente, ci posizioniamo con tre dita trasverse dal margine superiore del pube, riconoscendo così il fondo dell'utero e la sua consistenza, che ha pareti muscolari abbastanza turgide. L'utero è mantenuto in posizione da pieghe del peritoneo che rappresentano dei veri e propri legamenti. I test che ti mostrerò, oltre che dalla semeiotica classica, provengono anche dalla cultura osteopatica ed è bene che tutti li conoscano perché unire le conoscenze rafforza le competenze. Ti ricordo che questi legamenti sono molto importanti perché, oltre a dare sostegno all'organo, permettono il passaggio al loro interno di vasi e nervi destinati all'utero. Come tutte le sierose, possono rispondere ad offese di carattere chirurgico, tossico, infettivo e attraverso la produzione di un esudato infiammatorio formare delle aderenze che possono andare a compromettere la mobilità dell'organo, la sua irrorazione sanguigna e la modulazione degli impulsi nervosi. I legamenti larghi dell'utero si estendono praticamente dai suoi margini laterali fino alla parete laterale della cavità pelvica, opponendosi ai movimenti dell'utero in lateralità. Quando uno di questi legamenti è troppo lasso o troppo retratto, l'utero si inclina verso un lato. Per testare la loro elasticità possiamo mobilizzare il corpo dell'utero verso destra e verso sinistra, al fine di avvertire una libertà di movimento o un'eccessiva resistenza.
La giusta elasticità di questi legamenti è importante per garantire la fisiologia del sistema riproduttivo, in quanto nel loro spessore sono contenuti anche le tube, le ovaie, nonché il sistema vascolare uterino. I legamenti rotondi sono sottili e lunghi cordoni fibrosi che dagli angoli superolaterali dell'utero si estendono fino alle grandi labbra, passando per il canale inguinale, e sono disposti su un piano sensibilmente sagittale. Questi legamenti tengono l'utero in lieve antiversioni e possono opporsi alla retroversione. Per testare la loro elasticità, ci andiamo a posizionare con il pollice sul canale inguinale e con il palmo della mano andiamo a spostare il corpo dell'utero posteriormente, alla ricerca di eventuali sensazioni di lassità, rigidità o dolorabilità. I legamenti utero-sacrali, che sono ovviamente molto profondi, sono i veri mezzi di sostegno dell'utero, formati da lamine fasciali che fanno parte di un sistema più ampio, detta fascia sacro-retto-genito-vescico-pubblica, e che quindi mette in connessione l'osso sacro con il retto, l'utero, la vescica e l'osso del pube. Per testare l'elasticità di questo tessuto fasciale, andiamo a scivolare con il pollice dietro la branca pubblica, di destra e di sinistra. Dobbiamo cercare con il pollice di andare il più posteriormente e il più inferiormente possibile. E in questo modo andiamo poi a mobilizzare l'utero verso destra e verso sinistra a seconda del lato in cui ci ritroviamo. Sensazioni di rigidità o dolorabilità dell'area potrebbero indicare una tensione a livello di questa fascia, molto importante perché sensibile alla formazione di aderenze in caso di infiammazioni croniche o raccolte fluide, ad esempio fra l'utero e il retto nel cosiddetto cavo di Douglas. È proprio a causa di queste connessioni con l'osso sacro che problematiche uterine possono causare mal di schiena. Basti pensare alla semplice lombalgia durante il ciclo mestruale. Non è insolito, inoltre, per noi osteopati, ritrovare delle ernie discali L5-S1 con sintomi da lombosciatalgia nelle pazienti a 6 mesi, un anno da un'isterectomia totale. Alla luce di queste esperienze, varrebbe forse la pena approfondire con degli ulteriori studi quelle che sono le connessioni e i cambiamenti della biomeccanica sacrale dopo l'asportazione dell'utero. Le trombe uterine o tube di Falloppio o Salpingi sono due canali, l'uno destro, l'altro sinistro, che servono ad accogliere l'uovo proveniente dall'ovaio e farlo passare all'interno della cavità uterina. Le tube sono dei condotti cilindroidi che originano dall'utero e arrivano al lato dell'ovaio, con una porzione svasata detta infundibolo. La loro direzione è sensibilmente trasversale. La lunghezza della tuba è di circa 12 cm, la sua larghezza di circa 2-4 mm, con una consistenza piuttosto molle e poco resistente. Ti ricordo una particolarità: infatti la tromba uterina rappresenta un'eccezione in tutto l'organismo, grazie al suo ostio addominale, cioè un orificio che mette in comunicazione la cavità tubarica con la cavità addominale. E questo è l'unico punto in tutto il corpo dove una cavità sierosa viene in contatto con una cavità mucosa. Ecco perché un'affezione delle trombe uterine, come una salpingite saccata, può andare a coinvolgere anche il peritoneo. La tuba è posta al di sopra del legamento largo, con l'ovaio indietro e il legamento rotondo in avanti, essa gode di una certa mobilità che può essere perduta a causa della formazione di aderenze derivanti da fenomeni infiammatori, e queste aderenze possono ad esempio instaurarsi fra la tuba e il retto, fra la tuba e le anse intestinali o con il sigma. Le ovaie sono due, l'una di destra, l'altra di sinistra, e ciascun ovaio è allungato nel senso trasverso con la forma di una mandorla. Esso misura circa 2,5 cm di lunghezza, 1,5 cm di larghezza e circa 1 cm di spessore. Durante le mestruazioni, l'ovaio che ha emesso l'uovo acquista un volume doppio o anche triplo rispetto al normale.
L'ovaio ha una consistenza piuttosto soda che tende ad aumentare negli anni fino a diventare quasi un corpo fibroso dopo la menopausa. L'ovaio si trova all'interno dello scavo retto uterino, dietro il legamento largo da cui parte un vero e proprio meso ovaio. Esso è inoltre unito alle pareti laterali del bacino grazie al legamento sospensore dell'ovaio, e unito alla parete laterale dell'utero grazie al legamento proprio dell'ovaio. Ti ricordo inoltre che nel 30% delle donne esiste un vero e proprio legamento che mette in connessione il fondo dell'intestino cieco con l'ovaio di destra, e questo può creare delle connessioni fra dolori o problematiche ovariche e le infiammazioni di carattere intestinale. L'ovaio è piuttosto mobile e si ritrova in media a 2 cm dall'articolazione sacroiliaca. In semeiotica classica ritroviamo la ricerca del dolore nei cosiddetti punti ovarici, che si trovano a metà della linea che unisce l'ombelico al centro dell'arcata crurale. Sensazioni di dolorabilità evocate alla palpazione di questo punto potrebbero indicare problematiche come annessiti o cisti ovariche. Le arterie che irrorano utero, tube e ovaie provengono dall'arteria uterina, che è un ramo dell'iliaca interna, dall'arteria ovarica, che origina dall'aorta e discende quindi dalla regione lombare, e poi abbiamo l'arteria del legamento rotondo, ramo dell'epigastrica inferiore, che origina dall'iliaca esterna. Ti ricordo che tutto questo pacchetto vascolare, compreso le vene, si trova all'interno del legamento largo e che quindi una sua problematica, una sua tensione o delle aderenze possono andare a compromettere la circolazione sanguigna di utero, tube e ovaie. I nervi che vanno all'utero e alle tube e alle ovaie provengono dal simpatico toracolombare e dal parasimpatico sacrale. Le vie afferenti che vanno al midollo spinale passano all'interno del plesso ipogastrico, che si trova immerso proprio nel connettivo della fascia sacro-retto-genito-vescico-pubblica. Se questo video ti è piaciuto e l'hai trovato utile per potenziare le tue conoscenze di semeiotica e anatomia palpatoria, condividilo con i tuoi colleghi e iscriviti al mio canale per continuare a vivere l'anatomia fuori dalle pagine di un libro.